Ciao, rieccomi dopo aver registrato il video sulla strigliata di orecchie a YouTube. Come vi avevo detto, giro anche quest'altro mentre mi si sta scomponendo tutta la capigliatura fatta così al volo perché avevo dei capelli inguardabili, ma adesso non è che siano da meno. Ma che ci vogliamo fare? Capita, ci sono giorni in cui va così. Allora, questo video è il secondo video della rubrica Cosa c'è nel mio cestino? Non lo so, io vi avevo chiesto se vi piaceva quella rubrica, nessuno mi ha detto niente, però siete sempre in tempo per farlo. Ditemi se non vi piace. E così questi prodotti casomai in realtà li potrei anche mettere nei prodotti finiti, anche se non sono finiti, ma comunque sono da buttare. Allora, i prodotti in questione sono tre. Il primo è un prodotto di Yves Rocher, questa maschera alla menta, una maschera peel off. Eccola qua. Praticamente, questi sono gli ingredienti, non so se si leggono. E questa maschera non mi piace, ha questa consistenza gelatinosa, trasparente. E voi la mettete sul viso, praticamente si asciuga e poi ovviamente essendo una maschera peel off va tirata via. È molto forte questa essenza di mentolo che crea un fastidio sul viso, soprattutto se avete la pelle sensibile, questa proprio sconsigliatissima perché appunto ha questa, proprio sembra di mettere l'alcol in faccia. Non mi piace, infatti l'alcol è anche il terzo ingrediente, non lo so, alcol denaturato, il secondo. E poi ci sta Plovnil Alcol, adesso io non sono un'esperta, però comunque anche senza leggere l'inci, quando lo mettete sul viso sentite subito questa presenza di alcol invadente, che poi è ancora più accentuata dalla presenza della menta, cioè l'alcol più la menta, questi due elementi fanno sì che voi sentite proprio in faccia questa sensazione così forte di fresco, di no, vi proprio disturba. Poi impiega molto tempo ad asciugarsi e anche se fate uno strato abbondante. Poi quando lo andate a tirare non riuscite mai a tirare tutti i pezzi, rimangono tutti un po' sparsi per il viso, quindi anche, cioè questa è l'unica maschera peel off che io ho provato, però non penso che anche le altre siano così appiccicose e gommose e rimangono a pezzi sul viso. Quindi questa non mi è piaciuta per niente, non la riesco ad utilizzare perché è veramente troppo forte e va dritta dritta nel cestino. Poi un prodotto proprio secolare che io ho dalla notte dei tempi è questo spray alla mela verde dell'Avon e praticamente dovrebbe essere uno spray che va utilizzato prima della piega, dello styling. Dovreste spruzzare questo qui e vi aiuta a fare la vostra piega. E io sinceramente non so perché l'abbia preso. Boh. E l'inci ci sta comunque lì, mi pone in un posto abbastanza alto degli ingredienti. E qui c'è scritto spray per capelli alla mela verde e proteine dell'avena per capelli normali, senza risciacquo. Insomma, come vi ho detto, va utilizzato a capelli umidi, puliti, si diffonde e poi si passa il phon. Però cioè per me è inutile, metto la mia mousse, metto altre cose, anzi
Questo non ha nemmeno la protezione per il calore. Se aveste avuto almeno la protezione per il calore del phon, già avrebbe avuto un motivo in più per esistere. Ma visto così, appunto, siccome poi sono anni e anni che sta lì e io non lo utilizzo, oggi è arrivato il momento di buttarlo. Penso che comunque lo spray, cioè il packaging lo conservo perché questo erogatore può essere sempre utile, però il prodotto in sé lo butterò. Poi, ultimo prodotto che voglio buttare perché non ce la faccio più, non lo uso, non lo voglio più vedere, è questo ombretto di Color Beauty, che è un ombretto in crema, nella colorazione 37. Non lo so, comunque è questo colore qui che, cioè, è carino perché è un rosa molto delicato, brillantinato. L'unica cosa che va tantissimo, l'unica cosa, cioè non è una cosa da poco, va tantissimo nelle pieghette, proprio tanto tanto tanto, e quindi non mi piace, poi da mettere qua lo trovo troppo forte, poi questo rosa messo qua, no, se fosse stato più un colore tipo madreperla già l'avrei potuto utilizzare mettendolo qua, però appunto non so che utilizzo farne. Se voi avete un'idea su come utilizzare un ombretto cremoso che va troppo nelle pieghe, fatemelo sapere e casomai aspetto ancora un po' prima di buttarlo perché non è proprio vecchissimo. E quindi questi erano i tre prodotti che proprio mi stavano sulle scatole che volevo buttare da un po'. E niente, non fate gli stessi errori miei nell'acquisto di prodotti. Questa so che è ancora in commercio, la vedo ai brochure. Quindi non prendetela, cioè non ve la consiglio. Poi se volete provare fate vobis. E quindi questo è tutto. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Vi mando un bacio. Ciao!